Sentiamo ora l'assessore all'economia della regione Lombardia, Massimo Garavaglia, sempre presso lo SMAU di Milano. Assessore Garavaglia, la Lombardia sta investendo per le ricerche innovative, ha già stanziato circa 60 milioni in questo settore. Ma sì, la Lombardia è il motore dell'Italia e non solo, e nell'innovazione crede molto, tant'è che proprio in questi giorni è uscito il bando per le start-up, dove andiamo addirittura ad azzerare l'IRAP sulle aziende innovative che hanno un'idea di business innovativo. Quindi questo è il nostro punto di vista e lì investiremo ancora molto. Chiaro, in un contesto complicato, con uno Stato che non aiuta, anzi mette i bastoni tra le ruote, ma ci siamo abbastanza abituati. Proprio oggi una ricerca della Camera di Commercio dice che oltre, cioè il 60% delle esportazioni riguarda proprio il settore tecnologico e dice che è dalle esportazioni che riparte la ripresa. Certo, e soprattutto la maggior parte di queste aziende sono proprio in Lombardia e sono aziende medio-piccole. Quello che deve fare la regione è creare un contesto ancora più fertile a queste aziende, dare delle regole, un minimo di indirizzo, di modo che tutta questa vitalità venga instradata in un percorso di sviluppo. Poi si sa che quando si fa una cosa in Lombardia la si fa in tutta Italia e alla fine anche in altri stati. Quindi questo è quello che semplicemente stiamo facendo e che faremo. L'ultimo punto che la riguarda in particolar modo, la semplificazione burocratica è fondamentale. Sì, è chiaro. E purtroppo qua, anche quando vai a toccare certe norme di semplificazione, rischi di fare a volte più danno che guadagno. Quello che stiamo facendo con tutte le parti sociali è molto semplice. Chiediamo a loro esattamente dove bisogna intervenire e sulla base di queste richieste che ci arrivano noi opereremo. Insieme al bilancio, collegato al bilancio, proprio come regione, faremo e lo facciamo tutti gli anni una norma di semplificazione, proprio per arrivare a questo obiettivo.